Ciao amici, il 31 marzo le lancette si spostano in avanti di un'ora e passiamo dall'ora solare all'ora legale, sì, che stress! Hai usato la parola giusta. Alle 2 del mattino di domenica 31 marzo bisognerà spostare le lancette avanti di un'ora, con l'effetto di guadagnare un'ora di luce, ma di perdere un'ora di sonno. E se ormai smartphone e PC sono in grado di aggiornare l'orario da soli, il nostro corpo analogico invece ha bisogno di aiuto per adattarsi a questo cambiamento stressante. Sei sicura? Lo dice la scienza. Lo spostamento tra ora solare e ora legale è come soffrire di jet lag, ma non solo. Nel video di oggi vediamo i rischi per la salute dimostrati dalla scienza e come affrontarli. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Rischio infarto. Secondo diversi studi usciti per esempio su The British Medical Journal, chi soffre di problemi di cuore il lunedì successivo al cambio di orario ha un rischio più alto di infarto, come per il jet lag appunto. Disturbi del sonno. Lo spostamento improvviso delle lancette ha un effetto negativo sul ciclo circadiano, per questo è facile soffrire di stress, insonnia, malumore, debolezza, poca concentrazione. E cosa facciamo per riprenderci? Ecco i consigli della natura. Intanto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per seguire ogni giorno tutte le novità e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro con un piccolo contributo mensile. Sveglia presto. Il primo consiglio è di alzarsi la domenica alla stessa ora, anche se sarebbe un'ora prima. Giornata attiva. Cercare di organizzare una domenica attiva, magari con una gitarella o facendo dello sport. Cena tranquilla, cenare al solito orario in un ambiente accogliente e rilassato con cibo leggero e digeribile. A letto presto. Andare a letto presto ci aiuterà a svegliarci meglio e prima il giorno dopo, nonostante lo sfasamento del ciclo del sonno. No smartphone. La luce blu degli smartphone ritarda il ciclo del sonno, l'ho spiegato in questo video. Meglio lasciare gli schermi spenti almeno 2 ore prima di andare a dormire. Con queste indicazioni è possibile aiutare il corpo a recuperare velocemente il giusto ritmo. E in un prossimo video voglio approfondire questo tema del passaggio all'ora legale con i rimedi ai sintomi che comporta. Ora condividete il video di oggi per aiutare altre persone a trascorrere un weekend più sano. Vivi consapevole e vivi meglio!